Ok, allora, buonasera a tutti. Buonasera, Ciao. buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, sono Dario Marrini. Sono qui per parlarvi di FreeCAD. Allora, premetto, io sono, cioè nella vita sono un pianista, insegno pianoforte in conservatorio, ho sempre avuto la passione dell'informatica e anche di altre cose, come potete vedere. E questo qui, diciamo, è il risultato di una mia esperienza personale. Insomma, ho acquisito delle conoscenze, delle abilità a forza di cercare su Google, cercare di capire come funzionano alcune cose. Quindi non ho una preparazione specifica in campo chiaramente di modellazione o ingegneristico o geometrico. Quindi perdonatemi se ogni tanto magari corro il rischio di dire qualche sciocchezza, se così fosse mi correggete tranquillamente, che non me la prendo perché quando c'è da imparare qualcosa sono il primo. Quindi, allora, FreeCAD è forse l'unico prodotto disponibile su Linux che consenta di fare una modellazione solida parametrica. Cioè, che io sappia, non ci sono alternative altrettanto funzionali. Il primo approccio sicuramente non è dei più felici perché l'interfaccia grafica chiaramente è un pochino limitata. Molte cose mancano, cioè molte cose che magari saranno presenti in programmi proprietari e quindi in programmi molto più costosi di questo, dato che questo appunto essendo tutto open source è gratis. Però ecco, allo stato attuale si riescono comunque a fare cose anche molto complesse, per esempio come questo oggetto qui, e assemblaggi di vari componenti come questo, che appunto è questo oggetto qua, che io ho usato FreeCAD per fare i modelli delle parti e ho usato la stampante 3D per stampare le parti. Allora, come tipo di direi di partire dall'installazione. Per me usare FreeCAD vuol dire restare vincolato a distribuzioni basate su Ubuntu, in quanto il team di FreeCAD pubblica i binari e anche sorgenti chiaramente sul Launchpad, quindi è abbastanza facile da installare, a parte il fatto che è già incluso nelle varie Ubuntu e derivate. Però se uno installa il suo PPA, allora riceve in tempo reale i vari aggiornamenti. Quindi c'è questo FreeCAD Maintainers Team e si aggiunge il PPA, ci sono tutte le istruzioni. Come? Sì, certo che c'è su Arch, però non so se è fatta da loro o se è fatta da qualcuno che segue il sorgente e poi fa il pacchetto. Questa è fatta direttamente da loro. Questa è fatta direttamente da loro. Poi, sempre su Launchpad si trova il repository per il FreeCAD Extras, chiamiamoli plugins, e volendo si trova il repository anche per il FreeCAD Daily Build, cioè la versione, non la versione stabile, ma la versione in via di sviluppo, e lì se uno vuole usare quella, chiaramente deve essere disposto ad aggiornare il pacchetto quasi tutti i giorni e a sobbarcarsi eventuali crash del programma e così via. Io appunto ho sempre usato la versione stabile, anche perché ora nella versione 16, ecco, questa è la versione stabile, è la versione 0.16, ci sono già abbastanza cose. Ho visto che nella versione in via di sviluppo stanno modificando alcuni workbench e stanno inserendo altre cose molto decisamente interessanti, però
Diciamo che preferisco restare sul sicuro, anche perché anche la versione stabile certe volte fa qualche capriccio. Ecco, non capisco perché la doc non se ne va, comunque vabbè. Allora, quindi una volta installato, andiamo a guardare una panoramica, anzi direi di chiudere qua, lo lanciamo ex novo. Lanciamo ex novo. Poi questo doveva dirmelo, ecco, trasforma in lanciatore. Ecco. Ok, allora questa è una prima pagina introduttiva. L'ambiente chiaramente è gestito a finestre, quindi abbiamo una parte laterale dove ci sono queste finestre, che c'è scritto vista combinata e dove appaiono, diciamo, le caratteristiche de degli oggetti che andiamo a creare. E poi c'è una zona che funziona un po' da area di lavoro dove vengono collocate le finestre sulle quali uno va a lavorare. Perché ogni file che noi andiamo ad aprire, ecco, vedete qua è stato aggiunto un tab, quindi io ho un'altra finestra. Quindi posso passare da una finestra all'altra e quindi passare da un documento attivo all'altro. Allora, come è strutturato? Diciamo l'uso. L'uso è strutturato attraverso i workbench, che perdonatemi ma non ho guardato il vocabolario, non so esattamente cosa significhi. Quindi lavoro di qualcosa. Bench, sì, workbench. Questi sono i workbench disponibili nella versione stabile. Ecco, allora, due parole su come funziona il tutto qua. Chiaramente c'è un team di sviluppo che appunto sviluppa il cuore del programma e le parti chiaramente più importanti o anche la maggior parte del programma, però nella fattispecie, per esempio, questo workbench qua, che si chiama Assembly 2, è fatto da un signore che non è, che non, che non, che non era inserito. Cioè, uno se voleva questo Assembly 2 o se lo scaricava dal Git oppure appunto lo inseriva negli extra. Adesso invece l'Assembly 2 è stato inserito di default nella versione stabile. Lo stesso questo animation qua, questo workbench di animation serve per fare le animazioni. Non mi chiedete come funziona perché non lo so, non c'è una documentazione, diciamo, molto, molto curata. Ci sono dei filmati su YouTube che io ho provato a guardarli, però francamente, evidentemente mi mancano delle nozioni pregresse e quindi non riesco a capire bene come funzioni tutto questo. Quindi io allo stato attuale ho imparato ad usare il part design, il part, l'assembly, il draft. E ora andiamo a vedere esattamente qual è l'approccio per una modellazione. Allora, diciamo, partiamo dal draft. Il draft, appunto, è un workbench proprio di base con il quale si possono costruire degli elementi basilari. Vedete, noi qui abbiamo linee, polilinee, cerchi, archi di cerchio, ellissi, poligoni, campi di testo e così via. Quindi questi sono gli oggetti che possiamo andare a creare e questi in blu sono gli strumenti con i quali noi possiamo andare a manipolare gli oggetti creati. Quindi non so, se io faccio una linea, posso fare una linea fra due punti. Ecco, ho fatto una linea. Ora, se io, quindi ho creato un oggetto linea, adesso vedete che qua c'è un documento senza nome perché ancora non l'ho salvato, andiamo a salvarlo così evitiamo di, ecco, mettiamocelo qua, lo chiamiamo prova. Ecco, adesso vedete il documento, qui c'è il nome del documento, prova, che contiene un oggetto linea. Se io ci clicco sopra,
rimane evidenziato e qua mi si cambia colore di verde, vuol dire che appunto l'oggetto è selezionato. Un clic a vuoto sullo sfondo e l'oggetto si deseleziona. Quindi, prima parliamo dei comandi base, appunto. Andiamo nelle preferenze. Quindi nelle preferenze, ecco, il pannello preferenze ha una parte generica che riguarda tutto l'ambiente e una parte specifica del workbench che stiamo usando in quel momento. Per esempio, qui in fondo c'è draft. Se io vado a cambiare workbench e metto workbench part, vado a preferenze, rimane la parte generica. Ecco, prima cappellata, vabbè. Rimane sempre quello, ok. Allora, i comandi comunque sì, le preferenze era per farvi vedere la modalità del mouse che è un pochino complicata. Quindi visualizzazione, navigazione 3D. Io qua ho scelto touchpad, c'è un elenco che è appunto OpenInverter, CAD, Blender. Per esempio, se io seleziono Blender, allora userò la stessa interfaccia, diciamo. C'è dell'uso del mouse uguale a Blender, quindi chi ha confidenza con Blender magari la può trovare utile. E così via. Ognuna di queste configurazioni ha un uso del mouse diverso. Se io vado a cliccare su mouse mi fa vedere come funziona il mouse e io ho scelto di usare questa perché la trovo la più comoda in quanto per fare la selezione mi basta un clic sinistro. Per avere la panoramica premo il maiuscolo, per avere la rotazione premo il tasto Alt, per avere lo zoom CTRL e maiuscolo, oppure la rotella del mouse. Quindi la panoramica sarebbe lo spostamento del piano di lavoro, qua, la traslazione del piano di lavoro. La rotazione è la rotazione della visuale. Quindi senza usare pulsanti del mouse, io tenendo premo il tasto Alt e faccio eseguo la rotazione della vista. Premo il tasto Shift e faccio la traslazione della vista. Se devo ritornare alla vista principale, ecco qua c'ho le scorciatoie principali, cioè vista assonometrica, oppure vista frontale, cioè sul piano XZ, vista dall'alto, le varie viste laterali, la vista da sotto e così via. Ok? Quindi, tornando all'ambiente draft che avevamo visto prima, come? Touchpad. Tornando all'ambiente draft, ora se io seleziono l'oggetto che ho fatto prima e qui ho strumenti per manipolazione, spostamenti, eccetera. Quindi questo è lo spostamento dell'oggetto. Allora, adesso vado ad agganciarmi. Posso agganciarmi all'oggetto selezionato oppure posso usare un punto della griglia come riferimento. Per esempio, prendo un punto esterno all'oggetto come riferimento, traccio lo spostamento che faccio con il mouse, mi indica di quanto viene spostato l'oggetto. Oppure posso, usando questi controlli qua, questi controlli qua, vedete, questo è l'uso dello snap. Questi sono i vari snap disponibili. Per esempio, in questo momento è deselezionato lo snap perpendicolare a. Se io deseleziono tutto, ecco, se io deseleziono tutto, non riuscirò a vincolarmi all'oggetto. In questo caso, essendo una linea che ha appunto due punti, punto iniziale e punto finale, potrebbe farmi comodo questo snap qua che è punto finale, no? Quindi se io adesso seleziono la linea e poi voglio spostare l'oggetto acchiappandolo da uno dei punti, avendo questo snap abilitato, probabilmente riesco a farlo. Eccolo qua, vedete che è apparso il simbolino dello snap. Vuol dire che anche se io non sono precisamente lì sopra, lui ha riconosciuto che quello è una parte dell'oggetto che è vincolabile da uno degli snap abilitati, in questo caso abilitato solo quello lì, punto finale, e
allora a questo punto, se io clicco, io faccio lo spostamento a partire dal punto finale della linea. E quindi da questo punto in poi io però, siccome non ho abilitato nessun altro snap, beh, posso fare ben poco, diciamo, lo porto qua. Adesso abilitiamo lo snap griglia, quindi adesso io ho abilitato il punto finale e anche la griglia, quindi lui riconoscerà quando passa sopra a un incrocio della griglia. Quindi se io volessi, siccome ho fatto una linea a caso, se io volessi ancorare oppure collocare uno dei punti finali della linea in una misura precisa della griglia, a questo punto posso farlo. Quindi vado qua, spostamento. Mi aggancio al punto finale e a questo punto riesco a trovare, ecco, vedete che appare lo snap della griglia. Quindi questo vuol dire che anche se io non sono precisamente lì sopra, lui mi colloca quel punto finale della linea esattamente sull'incrocio della griglia. Ok? Questo è lo zoom. Poi c'è questa cosa che andando a ingrandire veramente tanto, le cose non combaciano più. È normale, ok, perfetto. Non è per caso come in AutoCAD, che se per caso fai lo zoom si ricorda ciò che la scheda grafica aveva scritto, bisogna fare rigenera. C'è Ah, non lo so, francamente non lo so. un comando rigenera qua. Non lo so, Può francamente non darsi lo che so. magari abbia attivato giustamente nello snap, però bisogna rigenerarlo perché è come in AutoCAD, fai un cerchio. Quando fai lo zoom di quello che hai fatto del cerchio, viene tutto quanto fatto a poligono. Se tu gli dici rigenera, ti rimostra il cerchio perfetto, perché nella memoria della scheda grafica ha memorizzato il cerchio con la definizione originale. No, no, questo non credo. Cioè, oddio, lui nella visualizzazione fa una segmentazione, e chiaramente, e questa si imposta anche nelle preferenze. Chiaramente uno più raffinata vuole la visualizzazione, più la macchina appesantisce il lavoro, chiaramente. Che però chiaramente poi non corrisponde esattamente alla geometria vera e propria, perché... Scusate che tolgo Facebook, se no ora arrivano tutti, cioè no, tolgo il browser, se no arrivano tutte le notifiche. Una Ecco. stupidaggine, per chiederti se questo piano corrisponde a piano orizzontale, piano verticale. Allora in questo caso, Perché è una linea è bidimensionale, sì, cioè tridimensionale, perché allora, questo piano poggiati in questo momento. sì, in questo caso, aspetta, ora sì, te lo spiego. In questo caso abbiamo fatto una linea su un piano che, no, che risultava a caso, Ah, a perché caso, eh sì, perché io quando adesso sono con la vista del piano e vedete dove sono le vedete le, questo è il sistema degli assi, vedete che è girato, quindi cioè, potremmo anche decidere su che piano eccolo qua. posizionarlo. Esatto, no, è che quando ho disegnato la linea il piano corrispondeva a una magari a una vista e non era una vista standard. Se io adesso voglio riportare la griglia sulla vista standard, allora intanto c'è il comando per la griglia che è GR, con GR in sequenza disattivo la griglia, GR la riattivo, oppure c'è il suo pulsantino qua, disattivo, riattivo. E poi qua dove c'è scritto auto, questo è l'elenco delle opzioni della griglia, cioè qua io decido la griglia di dove metterla. Su quale piano? Su XY, XZ, YZ oppure vista. Quindi, per esempio, se io lo metto sull'XY, ecco, vedete che ora gli assi si sono raddrizzati rispetto alla griglia, no? Il sistema di assi, perché adesso io sto guardando da sopra e la griglia è sull'XY. Se io adesso mi sposto a caso, mi sposto a caso e gli dico voglio la griglia su questa vista qua, allora faccio vista e lui ha messo la griglia sulla vista. Sì, è ruotata perché chiaramente tutta la vista è ruotata. Va bene? Questa è una cosa un po' complicata, questo fatto della griglia. Ora poi vi farò vedere quali sono appunto le complicazioni del caso. Quindi. Ci sono delle forme tridimensionali.
Come? Ci sono già delle forme professionali da applicare quindi sulla testa della terza comunità. Sì. Ora guardiamo allora guardiamo, cioè sto partendo da un oggetto semplice come la linea, perché così è più facile, diciamo, parlare di alcune cose. Allora facciamone un'altra. Ecco, vedete, in questo caso io sto facendo una linea agganciata a punti della griglia, quindi andiamo a guardarne le proprietà. Quindi qua sopra abbiamo l'elenco degli oggetti, sotto abbiamo le proprietà dell'oggetto selezionato in quel momento. Facciamone due, così facciamo anche un cerchio. Ecco, anche questo. Ecco, questo è un cerchio. È proprio un cerchio, non è una circonferenza, è proprio un cerchio. E questa è una linea, ok? Quindi, allora, se io adesso seleziono linea e vado a guardare la finestra di sotto, ho due tab, un tab vista e un tab dati. Il tab vista serve, cioè riporta diversi campi. Francamente non conosco il significato di tutti, francamente. Vabbè, angular deviation sarà appunto l'angolo che fa la linea in quel momento. Bounding false o true, francamente non so cosa significa. Lo stesso per la deviazione. Questo è in modalità di visualizzazione, flat lines, wireframe o points, e questi corrispondono alla scorciatoia che c'è in questa barra degli strumenti qua. Vedete dove c'è questo quadratino qui? Io posso visualizzare gli oggetti come sono, facce piene, ombreggiato, reticolo oppure punti. Sarà più pratico quando ci saranno i solidi. E poi ci sono le opzioni, posso specificare di che colore avere le facce, di che colore avere i punti, di che colore avere i contorni degli oggetti e eventualmente un grado di trasparenza. Nel tab dati, chiaramente, io qua ho una serie di campi. Uno è il campo posizionamento. Posizionamento è corrisponde. Diciamo è il risultato di due cose. Una è axis, che sarebbe il versore dell'oggetto. Versore è un vettore di raggio unitario e di un dato angolo e serve a stabilire qual è l'orientamento assoluto di un oggetto nello spazio. In questo caso, cioè, ogni oggetto per definizione viene creato con il versore posizionato dall'origine in alto, verso l'alto sull'asse Z. E poi gli altri campi è posizione, e questa è la posizione dell'oggetto, quindi l'oggetto in questione, cioè la linea, cioè chiaramente la posizione di cosa? Del punto di origine dell'oggetto, e che in questo caso è stato il primo punto dal quale ho tracciato la linea. Quindi la posizione dell'oggetto in questo caso è x0, y0, z0. Qua, se io vado qua e posso usare le freccette, vedete, io aumento il valore delle x e la linea mi si sposta sull'asse delle x. Aumento il valore delle y, la linea si sposta sull'asse delle y. Ok? Idem, tornando sul campo axis, io posso impostare delle rotazioni all'oggetto. Cioè, se io voglio ruotare la linea, che ne so, sull'asse Z la voglio girare di 45 gradi, basta, siccome è già impostato l'asse Z, basta che vado qui, scrivo 45, ecco la linea ha ruotato. Però la linea ruota sempre non su se stessa, no, sì, su se stessa in questo caso, sì, certo che ruota su se stessa. Cioè ruota sul suo punto di origine, cioè ruota dove l'oggetto ha il suo versore. Ora, il significato di questi tre valori x, y, z, per quanto riguarda gli assi, è un po' complicato perché in realtà sarebbero. Vabbè, non ne parliamo adesso perché c'è una complicazione inutile, insomma. Poi, scendendo giù, noi abbiamo le altre caratteristiche della linea. Vediamo end, cioè queste sono le coordinate del punto finale, e start, le coordinate del punto iniziale. Quindi io, se lavoro per punti e coordinate, posso anche
inserire manualmente delle coordinate senza stare a tracciare. Ecco. Vabbè, allora questo era per capire qual era, diciamo, com'è impostata l'interfaccia di lavoro. Quindi ricordo, abbiamo una griglia, che questa griglia appartiene al draft, che si attiva e si disattiva. Va bene? Il draft appunto serve per creare elementi semplici bidimensionali e poi partendo da elementi semplici bidimensionali consente di fare anche altre cose che vedremo dopo. Comunque, lo spirito del programma non è questo, lo spirito del programma chiaramente è la modellazione solida. Quindi modellazione solida si intende modellazione solida perché appunto si costruiscono oggetti partendo da forme solide primitive. Quindi allora eliminiamo questo, eliminiamo la griglia, andiamo a vedere il workbench part. Allora, il workbench part, ogni workbench ha una sua voce nella barra del menu. Vedete, se io sono in part, ho la voce parte e quindi questo è il menu di questo workbench. Se cambio workbench, mi cambia anche quella voce lì. Vedete, part design e qui c'ho la voce part design. Quindi qua queste altre voci sono le voci di menu relative al programma in generale. In più viene aggiunta una voce di menu relativa al workbench che stiamo usando in quel momento. Ci dovrebbe essere anche un workbench totale. C'era? No, non c'è più. Sì. Bravo, complete. Ecco, e qui c'è il mondo, cioè, vabbè, insomma. Sì, vabbè, sì, no, certo, l'ambiente di lavoro è uno, ora l'ho cancellate, ma aspetta, sì, no, l'ho cancellate perché ora andavo a parlare di quello, però possiamo anche lasciarcele, facciamo un arco di cerchio. Sì, certo. Ecco, ho fatto un arco di cerchio in draft, adesso io, questo è un arco di cerchio fatto in draft, se vado qua, non è che se ne va, rimane sempre lì. Certo, sì. Per non avere troppi strumenti sul desktop, penso, per avere una schermata più strumenti per andare a lavorare sugli Certo, oggetti. sì, una volta che un oggetto è creato, a meno che fin quando non lo cancello, resta lì. Se mi dà fastidio vederlo, lo seleziono, con la barra spaziatrice diventa invisibile. No. Livelli? Layer, non ci sono i layer. No. No. No, che io sappia no. Poi magari sto anche dicendo una sciocchezza. Non c'è nessun menuccio, ho visto layer. No, è tutto insieme qua. Ripeto, se mi dà fastidio una cosa oppure un gruppo di cose per modellare, posso temporaneamente renderle invisibili. Concetto di oggetti, di ogni singolo oggetto. Ma nel momento che tu visualizzi tutto, che visualizzi, compare tutto. Certo. Cioè, allora, aspetta. Allora, no, ti faccio vedere un attimo una roba più complessa per capire com'è. Torniamo al solito quadricottero che è qua. Allora, qua noi abbiamo. No, qui sono tutti visibili. Aspetta, facciamo questo.
sul storico di sinistra si può spegnere l'oggetto selezionato. Certo. Per esempio, questo qui è il file. Questo è il file scocca, cioè è questo oggetto qua, no? Questo è il file scocca che io per poter disegnare questo oggetto qua, ho inserito, no, non ho inserito niente, sì, ho inserito altri elementi, no? Io per poter disegnare bene questo oggetto qua sono partito inserendo tutte queste ambientine, tutte queste cose qua, vedi? Questi sarebbero i controllori, vabbè, sono dei circuiti che sono qui dentro, quindi per poter dimensionare la scocca mi sono modellato i circuiti, poi ho piazzato i circuiti e intorno ci ho modellato la scocca. Poi al momento in cui i circuiti non mi servono più perché hanno svolto il loro lavoro, anziché cancellarli, li nascondo e non li vedo più. Lo stesso la batteria, qui sotto vedete qua c'è la cinghietta per tenere la batteria, io per disegnare la scocca ho preso la batteria, ho modellato prima la batteria, poi sulla dimensione della batteria mi sono regolato per modellare questo pezzetto di plastica qua. Quindi anche qui quando la batteria non mi serve più la spengo, diciamo. Lo stesso poi ci sono i motori, perché questo qui praticamente è lo stesso gruppo che ho usato per fare questo. Quindi io praticamente avevo preso i motori, i braccetti, in base alla distanza dei motori mi sono ricavato lo spazio che mi serviva per modellare la scocca e per poi a quel punto ci ho aggiunto circuiti, batteria e poi ho reso visibile quello che mi serviva. Però sì, non è stratificato al layer, è tutto lì. Sta tutto lì. Ora hai unito. Eh? Ora hai unito la posizione di oggetto. Sì. Si possono creare dei gruppi, questo sì, vedete, io qua per se no poi alla fine viene fuori una sfilza di oggetti che uno non ci capisce più niente. Io appunto questi circuiti qua che si chiamano ecco. Questi circuiti qua che si chiamano ESC, io ho creato un gruppo, vedete c'è il simbolo di una cartella, in modo che, cioè purtroppo non posso andare qui e rendere visibili, ah sì, posso farlo, eccolo qua, sì. Cioè, ecco, cioè se io rendo invisibile tutto il gruppo, perché questo lavora per conto suo? È perché forse quando l'ho creato male, ok, vabbè. Comunque sì, si possono raggruppare, uno crea un gruppo, vedete qua, tasto destro, crea un gruppo, e poi dentro al gruppo uno ci sposta, fa il drag and drop degli oggetti, li mette dentro il gruppo e poi in questo modo uno può cioè spegnere e accendere gruppi di oggetti interi. Diciamo che è un po' l'equivalente dei layer se vogliamo, però sì, insomma i layer non ci sono. Ecco. Allora, torniamo al nostro ambiente part. Torniamo al nostro ambiente part. Vediamo che la barra di strumenti principale di part, appunto qua abbiamo le primitive, quindi cubo, cilindro, sfera, cono, toroide, eccetera. Qui c'è un menu di primitive un po' più completo, perché oltre a quelle abbiamo il piano, poi vabbè, parallelepipedo, cilindro, ellissoide, ci sono altre cose, c'è l'elica, spirale, queste sono cerchio, ellisse, punto, linea, poligono regolare. Questa è un'utilità avanzata per creare forme, cioè consente di assemblare forme partendo da forme più primitive, cioè forme più evolute partendo da forme più primitive. Per esempio, se io ho due vertici, cioè ho due punti, li seleziono, con questa utilità io posso creare un bordo da un punto all'altro. Se ho più bordi chiusi, posso creare una faccia,
Vedi, faccia da bordi, oppure se ho più vertici, seleziono i vertici e sulla base dei vertici selezionati lui crea una faccia. Un insieme di facce chiuse si chiama shell. Quindi quando io ho un insieme di facce che costituiscono una cosa chiusa, allora abbiamo una shell. Una shell può diventare un solido. Cioè una shell, se considerata shell, è solo un insieme di facce. Se invece la trasformiamo in solido, allora diventa un solido e quindi diventa idoneo a svolgere quelle operazioni booleane fra solidi che ci consentono pure di, appunto, di creare figure complesse partendo da figure semplici. E vediamo come facciamo. Ho che è diviso in quattro parti, ogni pezzo, ogni quarto è una shell. No, no, questi sono tutti solidi. Ora ti spiego. Andiamo a fare un cubo. Con il modulo, con il workbench part, noi lavoriamo con i solidi. Quello che andiamo a creare qua, ogni oggetto che esce fuori da qua, a parte la superficie rigata e a parte altre cose che andiamo a fare, sono tutti solidi. Cioè, se io creo un cubo, questo è un solido, questo non è... Se non fosse un solido sarebbe una shell, perché sarebbe un insieme di facce. È un solido perché è razionale. No, è un solido perché da un punto di vista logico per il programma è una shell piena, cioè quello che c'è dentro non è vuoto ma è pieno e quindi può essere tagliato, affettato, intersecato. Se non fosse considerato pieno non si potrebbe fare. Va bene? Per esempio, se io voglio fare un cubo, diciamo che io voglio fare una cosa a forma di mezzaluna, no? Voglio fare una cosa che da una parte sia a forma di mezzaluna e dall'altra sia dritta, ok? Allora io vado a fare un cilindro, me lo guardo dall'alto. Non l'ho incastrato. Ogni oggetto che viene creato nel punto di origine degli assi. Vedete? No, il punto di origine è il punto x0, y0. Poi, è chiaramente, se il cubo che viene fatto ha origine, l'origine del cubo è il suo spigolo, diciamo, sinistro, in basso a sinistra, visto dall'alto. Nel caso del cilindro, l'origine del cilindro è il centro. Anche se, sì, però sborda. Sì, no, appunto, sborda. Allora, ritorniamo da capo. No, ritorniamo da capo. Io creo un cubo. Certo. Premo qua, cubo, tong. Ecco. Lui il cubo dove lo mette? Non me lo mette al centro, perché lui per default, per definizione sua, l'origine del cubo è lo spigolo, che ne so, in basso a sinistra visto dall'alto, e questo spigolo lui me lo mette nel punto 0,0 del piano XY. Sì, non fa la stessa cosa per il cilindro. E per il cilindro non fa la stessa cosa, perché il punto di riferimento del cilindro è il centro del cerchio, e allora lui nel punto 0,0, quando vado a fare il cilindro, mi ci mette il centro del cerchio, e quindi come giustamente li vede intersecati. Va bene? Allora, questi sono due solidi, quindi con questi solidi noi possiamo fare le operazioni booleane che sono indicate di seguito. Allora, quindi come nel draft, quelli in giallo erano gli oggetti, quelli in blu erano gli strumenti, qui è la stessa cosa, quelli in giallo sono gli oggetti, creazione di oggetti, quelli in blu sono gli strumenti. Quindi qua abbiamo strumento di estrusione, strumento di rotazione di solido, specchio, smusso, cioè questo è un raccordo veramente, questo è lo smusso, questa crea una superficie, questo è un loft, vediamo dopo a che serve, questo è uno sweep, vediamo dopo a che serve, eccetera. Dopo abbiamo questi qua che sono le operazioni booleane. Allora in questo caso, per esempio, io posso, questa qui è l'operazione di
No, in questo caso lui mi fa aprire un menu cioè una finestra di dialogo, e dalla finestra di dialogo scelgo che cosa fare. Oppure posso avere una scorciatoia per quanto riguarda le tre operazioni booleane fondamentali, che sono fusione, cioè sottrazione, fusione e intersezione, come nella teoria degli insiemi. Quindi nel momento in cui io seleziono prima un oggetto e poi l'altro, ecco che mi si abilitano anche le altre operazioni. Quindi io posso fare una sottrazione, posso fare un'unione, posso fare un'intersezione. Allora, vediamo la più semplice da capire, è l'unione. Quindi se io premo questo pulsante, guardiamocelo così, se io premo questo pulsante, ora guardate anche cosa succede di qua, cosa succede di qua. Se io premo il pulsante unione, ecco, allora qua nel file prova io adesso ho un fusion, ho una fusion con il simbolo del fusion. Vedete che c'è la freccetta, vuol dire che qua c'è un albero da aprire, apro l'albero. Dentro la fusion ci sono i due oggetti originali, cilindro e cubo, e sono ombreggiati, cioè sono stati resi invisibili. Va bene? Quindi se io vado a fare il clic su Fusion, io seleziono l'oggetto risultante della fusione. È chiaro? Vedete? Se io rendo visibili anche gli altri, si creano queste sovrapposizioni di immagini. Vedete? Perché? Perché io sto cercando di visualizzare oggetti che non ci sono più, perché il singolo cilindro non c'è più, il singolo cubo non c'è più, perché tutti e due sono stati fusi appunto in una fusione, quindi è normale che restino ombreggiati. Però sì, perché è tutto parametrico, cioè se io vado ad apportare una modifica a uno dei due, la fusione si modifica a sua volta. Cioè io in questo caso nel campo dati, cioè i parametri del cubo, vedete, il cubo 10x10x10 mm, io se per esempio voglio allungare il cubo, in questo caso non si vede, cioè si vede nel momento in cui io do l'enter oppure esco fuori da questo campo, ecco, vedete? No, il cubo c'è, sì, il cubo c'è ancora. Gli ho modificato uno dei parametri, e questo parametro ha automaticamente modificato l'oggetto risultante della fusione. Lo stesso vale per le sottrazioni, lo stesso vale per le intersezioni. Ci sono alcune procedure per i quali questo strumento non funziona più. Cioè ci sono altri tipi di manipolazioni per cui certe volte se si va a modificare un parametro di un oggetto anteriore, la manipolazione successiva magari può generare degli errori, e allora in quel caso purtroppo bisogna tornare indietro. Questo succede quando appunto si modella così un po' distinto, senza appunto valutare quali possono essere i problemi successivi. Comunque, questo è un esempio di fusione. Sì, questa è la lunga. Allora, i tre parametri, cioè le tre misure sono queste: lunghezza, larghezza e altezza. E per lui la lunghezza è quella sull'asse Y, l'altezza è quella sull'asse. Scusate, la lunghezza è quella sull'asse X, l'altezza è quella sull'asse Y. No, scusate. Allora, lunghezza, larghezza, altezza. Quindi lunghezza x, larghezza y, altezza z. Perché qui length, width, height è come se fosse x, y, z. Sono nello stesso ordine. Se vuoi allungare a sinistra, fai un spostamento, cioè ci sposta il cubo qui tot e quello lì. Forse
forse si permette di fare le ruote di spostamento dove forse non lo si come? Che cosa? Qual è il problema? Se vuoi spostare il cubo, c'è lo strumento sposta. No, se sposta... Vabbè, se lo vogliamo mettere da un'altra parte, lo mettiamo. Andiamo qua, cubo, qua c'è placement, posizione e... Ecco, andiamo qua. Ok? Ora vediamo cosa succede a fare una sottrazione. Sì, il cilindro è rimasto là. Quindi abbiamo già trovato. Certo. Se poi io vado nei parametri della fusione, anche la fusione in questo caso ha i suoi parametri, e allora in questo caso se io vado a spostare uno dei parametri della fusione, chiaramente sposto tutto quanto. È chiaro? La fusione è un'unica entità. Certo, è un'unica entità. Si può portare il cilindro al centro di questo foro? Sì, certo. Allora, proviamo a fare un foro, cioè usiamo il cilindro per fare un foro anziché una fusione, quindi cancelliamo la fusione e ritornano i due oggetti originali, ok? Quindi mettiamo appunto il cilindro più al centro, quindi lo portiamo più su sull'asse Y, eccolo, e ora gli diciamo prendi il cubo, poi prendi il cilindro, e fai una sottrazione che è questa, taglio di due forme, bongade, ed ecco abbiamo il forellino sul cubo. E anche qui, che cubo che poi a questo punto non è più un cubo perché gli abbiamo modificato le dimensioni, però ecco anche qui chiaramente adesso io non ho più fusion, ho cut come elemento, come oggetto risultante, ho un cut, cioè un taglio. A questo punto se io vado a cambiare il raggio del cilindro, mi si cambia automaticamente il valore, cioè il raggio del foro, no? Vedete? Ok? Cambio questo. Ecco. Poi, ora invece, riportiamo tutto come era prima. Sì, riportiamo tutto come era prima, quindi riportiamo il cilindro a metà qua. Ecco, adesso facciamo, proviamo a fare un'intersezione, quindi selezioniamo tutti e due, facciamo un'intersezione, ecco, questa è l'intersezione dei due oggetti. Ok, quindi... I oggetti si sono tagliati di genere. Sì, cioè questo è il volume... Il volume condiviso dai due oggetti che appunto hanno parti in comune. All'inizio si fa un po' fatica a pensare in questo modo, perché uno vuole disegnare una cosa così, allora gli viene in mente di partire e creare una forma di questo tipo. Invece una forma di questo tipo appunto può essere il risultato di un'intersezione. Si fa prima a farla con un'intersezione di due solidi. Chiaro? Uno con l'altro? Sì, sì, con questo assembly qua. Con l'assembly sì, lo facciamo, ci arriviamo. Va bene? Allora, vabbè, in questo modulo part, a parte altre cose un po' più complicate, ci sono queste unità di misure che possono servire per misurare appunto distanze e altre cose, non so, io per esempio posso selezionare per esempio un primo spigolo, poi seleziono un altro spigolo e lui mi ricava la misura. Se seleziono l'arco e poi seleziono questo, no, ho sbagliato, allora se seleziono l'arco e poi seleziono questo,
cosa succede. Chiudi. Non lo misura. Ok. Vabbè, non lo so perché. Vabbè, insomma, può essere utile nel momento in cui, ecco, poi si può arrivare qua a dirgli cancella tutto e si tolgono le misure dal piano di lavoro. Allora, stai spostando sempre con lo stop e il mouse? Sì, tasto alt col mouse, sì, tasto alt col mouse, sì. Allora, adesso andiamo a parlare dell'altra modalità parte, che è part design. Qua eliminiamo questo, anche questo tanto non ci serve. Andiamo a parlare della part design, che questo è un altro approccio di modellazione. In quanto questo qui si parte da un disegno in 2D per poi fare un'operazione di estrusione. Quindi abbiamo l'utilità crea uno schizzo, lui ci chiede su quale piano vogliamo avere questo schizzo. Vabbè, partiamo dalla fase più semplice, stiamo guardando dall'alto, quindi usiamo l'XY, ecco, e questa è l'utilità di creazione dello schizzo. Ora la griglia la vedete in questo modo confuso, perché queste sono due griglie adesso sovrapposte, c'è la griglia del draft e la griglia dello sketcher, cioè dell'utilità di creazione schizzo. Ecco, e se non esco da qui, la griglia del draft non se ne va, oppure vado di qua, vado qua e la disattivo da qua, vediamo, ecco, esatto, disattivata. Quindi adesso chiaramente io posso impostare, per esempio, le dimensioni della griglia, in questo caso sono impostate a 1 mm, poi ho alcuni check messi qua. Uno visualizza la griglia oppure no, aggancia la griglia oppure no, e vincoli automatici. E vediamo ora a cosa servono i vincoli automatici. Per esempio, se io vado a disegnare una linea che è quasi perpendicolare, dov'è finita? Vabbè, se io vado a disegnare una linea che è quasi perpendicolare, che sta facendo? È andato in crash. si è stancato e ha detto basta, mi è stufato, e allora noi lo riapriamo. Aspettavo c'era qualcosa che non andava. Allora, no, non recuperare clean up, non recuperare niente. Ecco. Allora, ripartiamo da capo. Vediamo un po', forse ce ne recenti. Sì, prova, eccolo qua. Bene, linea. Quindi ripartiamo qua. Part design. Ecco. Allora, modello qui. Sì, la griglia in questo caso non c'è. E certe volte non mi chiedete perché, neanche si attiva. Io sto facendo GR, ma non si attiva. Non mi chiedete perché, ma non si attiva. Vado in draft. Ecco, in draft. Ecco, quando vado in draft, allora mi ricompare la griglia. Ora torno in part design. A questo punto, se faccio GR, mi toglie la griglia. Fa strano anche a me, se a volte premi R solo a fare. Allora, ritorniamo dove eravamo prima, crea uno schizzo, piano XY, 0, oddio, non ho fatto partire il rec. No, ma non l'ho fatto partire proprio il rec di Cadellino. No? No. Sì. Sì, ok, sì. Allora, riapro appunto dalla scorciatoia file recenti, riapriamo il prova di prima. Avevamo lo sketch aperto, quindi vi stavo dicendo, vincoli automatici, cioè nel senso, io creo una linea che è quasi parallela all'asse X, ecco, lui non se n'è accorto e quindi non mi ha detto che è, vediamo se ne accorge adesso, ecco, questa che
chiaramente non era precisa, però era abbastanza precisa per i suoi parametri, lui automaticamente me l'ha vincolata, vedete c'è il trattino rosso sopra, vuol dire che questa linea è parallela all'asse X, cioè c'ha un vincolo di linearità orizzontale, questa non ce l'ha, ok? Quindi questa qui io la posso spostare come voglio, questa se la sposto mi rimane sempre orizzontale perché è vincolata orizzontalmente. Allora, questi vincoli automatici chiaramente certe volte possono essere utili, certe volte no, dipende da cosa si sta facendo. È bene sapere che ci sono e che se uno non li vuole li può togliere, ok? Allora, noi adesso andiamo a fare uno... Allora, intanto siamo sul piano a due dimensioni, vediamo che cosa possiamo andare a disegnare su questo piano. Possiamo disegnare punti, linee, archi di cerchio, cerchi, ellissi, archi di ellisse, polilinee, questo è un rettangolo, questi sono poligoni, questa figura qua che può essere utile in più di un caso, perché è una bella scorciatoia. Questo strumento qua serve per smussare degli spigoli fatti in precedenza, cioè se io faccio una polilinea, se io faccio una polilinea e poi volessi smussare gli spigoli, allora prendo questo strumento qua e poi vado a selezionare 1 e 2, lui mi crea un arco di cerchio tangente ai due segmenti, ecco, vedete? Modificabile, sì. Ovviamente, sì, questo è tutto vettoriale, per esempio, allora io adesso ho raccordato con archi di cerchio 1, 2, 3, 4 spigoli. Se voglio che questi archi di cerchio siano tutti uguali, per esempio, li seleziono tutti, 1, 2, 3 e 4, tiriamo giù questo, se no non vediamo gli strumenti, e gli dico che 1, 2, 3, 4 devono essere uguali, vedete c'è il simbolo di uguale qua, tong, e lui me li mette tutti uguali. Uguali a cosa? Non lo so. Uguali probabilmente alla misura del primo cerchio che ho fatto. Allora, però, cosa succede? Siccome questi quattro cerchi sono tutti vincolati tra di loro, nel senso sono tutti uguali, se io vado a cambiare la misura di 1, quindi seleziono un cerchio, vado a prendere, fissa, eccolo qua, vedete, fissa il raggio di un cerchio o di un arco, allora io da questa finestra di dialogo posso impostare il raggio del cerchio, per esempio gli dico 3 mm, a quel punto tutti e quattro gli archi di cerchio sono di 3 mm. Se io faccio un errore e provo a cambiare per una seconda volta la dimensione di un altro cerchio che è stato posto uguale al primo di cui ho fatto la misura, ecco, lui mi dice, automaticamente mi dice, clicca qui per selezionare perché ci sono dei vincoli ridondanti, cioè nel senso, se tu mi vuoi dare la misura anche di quel cerchio lì, è un vincolo di troppo, perché quel cerchio lì era già uguale al primo, quindi se tu me lo vai a cambiare, i casi sono due, o non è più uguale al primo, oppure mi devi eliminare il primo, la misura del cerchio che abbiamo fatto prima, è chiaro? Si può svincolare anche per un certo, perché noi qua abbiamo, questi sono i controlli della griglia e vabbè, li abbiamo visti, qua abbiamo l'elenco dei vincoli, vedete? Questi sono i vincoli in essere sugli oggetti che sono presenti. Queste sono le tre uguaglianze dei 1, 2 e 3. E questa è la misura, ecco, vedete che quando, se io seleziono ogni vincolo e vado a selezionare, mi appare selezionato in verde sul piano di lavoro, vedete? E poi ultimo riquadro è il riquadro degli elementi, e qui c'è la lista di tutti gli elementi presenti. Sì, se io voglio cancellare un vincolo, o ci passo sopra col mouse, vedete che allora si sovrimprime, ci clicco sopra, allora lo seleziono, e allora a quel punto posso cancellarlo, ecco, cancellato, a questo punto quest'arco e questo segmento non sono più tangenti. Ah no, scusate, non è che... Come ho fatto per cancellarlo? Canch? Sì, certo, canch. Io se... Quando vedo un vincolo... Vede tutte le entità o solo quel vincolo? No, solo quel vincolo. La differenza tra
Beh, intanto questo è vettoriale, quindi si possono... No, draft non è vettoriale, tu hai fatto la linea, quella linea c'è un inizio e una fine. Cioè, se tu crei una linea in draft, la linea che crei è il segmento che unisce due punti, che hanno delle coordinate. Sì, è un vettore, però per modificare la linea devi andare ad agire sulle coordinate. Qua c'è una modifica di tipo, diciamo, visuale. Non riesci a fare nell'ambiente draft queste cose qua. Cioè, nel senso, io questo segmento qua non ha una lunghezza. Cioè, questo segmento qua non ha una lunghezza, cioè se io gli do una lunghezza, io lo seleziono, prendo lo strumento distanza e gli fisso la lunghezza a 52 cm, a quel punto è vincolato e quindi se io sposto, cioè quello non cambia la sua lunghezza. Mi spiego? In questo caso sono come in draft, se io in draft creo una linea che è lunga 52 mm, è lunga 52 mm. Se io tolgo questo vincolo qua, di questo vincolo di lunghezza, questo è un segmento che è collegato all'arco di cerchio con un vincolo di tangenza e che può avere qualsiasi dimensione fino a quando io non lo blocco, diciamo. Questa cosa in draft non la puoi fare. Praticamente in fase di costruzione non ho ancora creato... Esatto, okay. Esatto. Allora, quindi la prima considerazione da fare qual è? Questo ambiente di lavoro qua in 2D, che si chiama Sketcher, appunto ha un risolutore dei vincoli, cioè ha un suo solver, perché nel momento in cui io inserisco o sposto qualcosa, lui deve fare in modo che tutti i vincoli siano soddisfatti. Quindi nel momento in cui io ho decine e decine, che ne so, di archi di cerchio, decine di segmenti connessi, eccetera, eccetera, vado a spostarne uno... Se quello ha 200 vincoli, automaticamente deve ricontrollare tutto e quindi la macchina comincia a soffrire un po', la visualizzazione può cominciare a traballare un po', si fanno anche danni perché tu pensi di spostare una cosa da una parte, essendo tutto svincolato, lui interpreta che invece tu vuoi spostare quell'altra cosa anche da quell'altra e quello che diventa un arco di cerchio magari diventa una circonferenza. Quindi possono succedere cose strane. Quindi l'approccio più sano qual è? È quello di avere meno vincoli liberi possibili. Cioè, più è vincolato, cioè più i vincoli sono dichiarati, diciamo così, con le varie misure, meno calcoli lui deve fare. E quindi più snello diventa anche la gestione del disegno. Per esempio, ora se noi andiamo a cancellare questi qui, cerchiamo di vincolare questo qua in modo che non si muova più, o meglio, diciamo che, vediamo quanti gradi di libertà, ecco, dice, questo qui ha 4 gradi di libertà, ok, allora cominciamo a fissare una lunghezza del segmento, come abbiamo fatto prima, diciamogli 60 mm, ecco, i gradi di libertà sono diventati 3, ok? Perché? Perché io ho 60 mm, poi questi due segmenti sono uguali per proprietà geometriche, perché essendo tutte e due tangenti, a due archi di cerchio che sono uguali fra di loro, sono anche paralleli, però io ancora ho, quindi i due segmenti non posso modificarli, però posso modificare le dimensioni dei cerchi, ok? Che questi due, pur essendo uguali, però sono modificabili. Allora, nel momento in cui io blocco anche la misura dell'arco di cerchio, non del cerchio, scusate, gli dico, non so, appunto 6, gli diciamo 6, ecco, i gradi di libertà sono diventati 2. Perché nonostante questo sia bloccato, cioè l'arco di cerchio è bloccato, il segmento è bloccato, però io questo posso muoverlo ovunque. Allora, se io questo lo metto, non so, in un punto qualsiasi, lo aggancio a un punto qualsiasi, e gli dico, voglio che questo punto abbia sempre questa ordinata, allora seleziono il punto, vado sul vincolo distanza orizzontale tra due punti o estremi di una linea, oppure in questo caso, siccome è selezionato solo un punto, lui mi fissa la ordinata, cioè la scissa, scusate, non l'ordinata, la scissa,
eccola qua, meno 6. Ecco, allora a questo punto qua avrà sempre ascissa meno 6, quindi questo qui posso muoverlo solo in questo modo qua. E infatti il grado di libertà è diventato 1. È chiaro? Posso muoverlo solo in questo senso. A questo punto, se io gli fisso anche l'ordinata, 9, ecco, questo ora è diventato verde. Vuol dire che è tutto bloccato. Questo mi dice schizzo completamente vincolato. Risolto in 0 secondi, ok. Questo è uno schizzo completamente vincolato. Allora, io ho visto, io dal draft se costruisco un oggetto non posso manipolarlo in parte design. Però dal part design posso portare un oggetto sul draft. Non so se hai capito cosa intendo. Prima abbiamo creato un cilindro. Se tu crei un cilindro con un draft, no, con, o con, come si chiamava, con una part, no? Se tu provi a modificarlo, non puoi modificarlo in part design. Ma no. Okay. Ma come in part design? Usando gli strumenti di part design. Certo, se è un part, posso modificarlo in un part design? Sì. Cioè, allora, aspetta, finiamo questo discorso qua. Allora, abbiamo uno schizzo completamente vincolato. Vabbè, anche se non era completamente vincolato, non faceva differenza comunque. Nel momento in cui io chiudo, ecco, questo è lo schizzo. Ora andiamo a vedere cosa possiamo fare con lo schizzo. Quindi vado nel menu azioni, che è una scorciatoia, però le stesse opzioni che ce l'ho qua, ce l'ho anche qua in forma di pulsanti, vedete? La cosa più appariscente chiaramente crea il prisma dallo schizzo, quindi andiamo a fare un prisma, quindi lui praticamente estrude lo schizzo, in questo caso verso l'alto, però posso dirgli anche, aspettate, visualizziamo la griglia così capiamo. Ecco, perché ecco, la griglia non si visualizza, vedi? Cioè, certe volte alcuni ambienti rifiutano di collaborare tra di loro. Ma neanche non sa di mai, comunque, cioè, non... quindi tanto se sa di magari lui. Ma dici? No, no, ma questo della griglia, di draft che dovrebbe essere attivabile anche dagli altri ambienti, certe volte non va. Allora, ok, vabbè. Allora, quindi torniamo qua, parte design. No, ho messo la griglia perché così si capisce meglio da che parte viene. Allora, ritorniamo qua, selezioniamo lo sketch, prisma, è finito, eccolo là. Ecco, noi abbiamo prisma, vabbè, da qua chiaramente stabilisco l'altezza del solido, in questo caso è un'estrusione, cioè lui... In questo caso chiaramente prende uno sketch in 2D che non è una figura piena, è solo un contorno, dal contorno ricava una faccia e quello che va a estrudere è una faccia perché l'oggetto risultante è un solido. Chiaro? Se non fosse è un solido perché appunto la base di partenza che per noi era un semplice sketch a due dimensioni vuoto, per lui è una faccia. Altrimenti non potrebbe fare quello che vediamo qui adesso, che è un solido, vedete, c'è la faccia superiore, no? Poi gli posso dire di farlo simmetrico al piano, quindi me lo fa mezzo sopra e mezzo sotto, cioè lo estrude praticamente così, lo estrude così, sia di sopra che di sotto, oppure gli dico di farlo invertito e allora lui lo fa dall'altra parte, solo sotto. Ok? Vabbè, la modalità di visualizzazione in questo caso non ci interessa, cioè quella non è che facciamo solidi trasparenti, se noi lo selezioniamo e nella modalità vista andiamo a selezionare, a impostare la trasparenza, ne so, 65%, vabbè, allora noi lo vedremo trasparente, però non è che trasparente, cioè non... oppure se siccome vediamo quello che c'è dentro non è che vuoto, è comunque pieno. Va bene? Quello che dicevi tu, forse, tu intendevi questa cosa qui. Allora, se io prendo lo sketch, me lo copio, oppure no, facciamo così, togliamo il prisma, riattiviamo lo sketch, torniamo in draft, ok?
adesso l'hai cancellato, non l'hai nascosto. No, l'ho cancellato. L'ho cancellato, sì, l'ho cancellato. Abbiamo lo sketch. C'era lo sketch sul solido sotto. Certo. No, no, te lo faccio rivedere, guarda. Noi rifacciamo, riselezioniamo questo, rifacciamo il prisma, ok? Ecco, se io apro qua, io c'ho questo è il solido, e questo è lo sketch che è invisibile, cioè è nascosto, in realtà sarebbe qui sotto, se io lo rendo visibile, eccolo lì. Però vedete, cioè noi abbiamo fatto uno sketch, quindi un disegno 2D che è vuoto, è un contorno che non ha spessore. È come la linea in draft, è un ente geometrico puro che non ha spessore, non occupa spazio bidimensionale, però lui ci ricava un solido, quindi lui da quel contorno che deve essere chiuso, lui ci ricava una faccia. Perché se per esempio io commetto un errore, eliminiamo di nuovo il solido, torniamo nell'ambiente qua, se io commetto un errore e vado ad eliminare un vincolo qua, no? Allora andiamo ad eliminare il vincolo di tangenza. Cioè, mi interessa capire tra le varie costruzioni che fai, che interazione c'è. Sì, ora te lo faccio vedere. Allora eliminiamo il vincolo di tangenza, poi svincolo questi due punti, perché qui è visualizzato solo uno, ma in realtà sono due punti, perché è il punto finale dell'arco ed è il punto finale del segmento. Quindi cosa succede? Io facendo questa operazione qui, creando questo box, io seleziono tutto ciò che viene compreso nel box, quindi seleziono tutti e due i punti in questo caso. Se volessi selezionare solo il punto della linea o solo il punto dell'arco, dovrei fare un'operazione un po' macchinosa, cioè dovrei prima selezionare la linea, poi vado a selezionare il punto non con il box ma con il puntatore e poi deseleziono la linea. A questo punto io ho visualizzato la selezione di un punto, in questo caso è un solo punto, cioè il punto finale della linea e non il punto dell'arco. Ci siamo? Se invece faccio questa operazione qua, io seleziono tutti i punti che compaiono lì, quindi li seleziono tutti e due, premo cancel, premendo cancel io gli elimino la concomitanza dei punti, perché quei punti lì erano fusi insieme, erano vincolati insieme. Ho eliminato la tangenza, ho eliminato la concomitanza dei due punti, a questo punto questo si dovrebbe poter togliere, e invece non si toglie, perché non si toglie? Comunque era una forma già creata, da ecco, sì, vedete? Ecco. Allora, in questo caso io ho commesso un errore, no? Commetto un errore. Cioè, magari metto questi qui, metto questo qua, tonkte, però non è una figura chiusa. Perché quei due punti lì, questi due punti qua, 1 e 2, anche se mi si agganciano nello stesso punto, anche se geometricamente vanno ad occupare lo stesso punto in termini di ascissa ed ordinata, non sono lo stesso punto. Io li rimetto insieme, però... Se estrudo, non si può estrudere perché non è chiusa. Bravo. Vediamo se no... Se io gli dico di farmi il prisma... L'ha fatto. Allora, ecco, ho detto una sciocchezza. Matematicamente era giusto. 17, 5, sì. Se il cancelletto come prima, prova a vedere il lato opposto. Apri la... Come qua? Non sotto l'altro fianco. No, non l'ha fatto. Sì, se no ti diceva errore. Allargalo un attimo e metti un'altra coda. Aspetta. Ora lo andiamo a togliere. Aspetta, lo facciamo di... Così. Ah, no, ecco perché. Lui ha fregato me. È perché c'erano i vincoli automatici, quindi nel momento in cui l'ho rimesso insieme, lui si è accorto che io ho fatto combaciare un punto con un altro e automaticamente l'ha creato da solo il vincolo, ma ora io lo frego. Io adesso tolgo il check.
Tolgo il check, lo rimetto a posto, perché loro, lui, siccome è vincolato con la misura, quindi lui cade esattamente dove prima. È chiaro? Vedi, lui cade esattamente dove prima. Allora, in questo caso, secondo me, non è chiusa. Posso dire una sciocchezza, ma secondo me in questo caso non è chiusa. Quindi faccio prisma e invece lo fa lo stesso. E allora, ma hai fatto close, hai fatto chiuso. No, ho chiuso lo sketch, chiuso lo sketch. No, è come quando cerchi di riempire una forma che tu credi chiusa e poi alla fine colori anche l'esterno. Vabbè, comunque vi volevo far vedere questa cosa, che se io commetto commetto un errore anche infinitesimo proprio, no? Cioè, facile che succeda. Ecco. Ora, se io faccio così, a occhio non posso vedere che quei due punti sono distinti. Sì. Vado a chiudere, vado a fare il prisma. Un po'. E come dice, fallimento nel validare la faccia interrotta, perché quella superficie non è chiusa e quindi lui non può fare l'estrusione, perché da quel contorno non può ricavare una faccia. Perché una faccia si può ricavare solo se il contorno è chiuso. È chiaro? Quindi, no, dov'è? Allora, torniamo qua, lo richiudiamo. Quindi, per richiuderlo, io adesso ho questi due punti che sono separati. Sono separati. Quindi, li seleziono. Poi qua c'è la... crea un vincolo di coincidenza. Ecco. Poi rimetto magari anche il vincolo di... tangenza, ecco, ora qua c'è un vincolo, una ridondanza di vincoli, clicco qua e lui automaticamente mi faccio cancel e mi elimina il vincolo ridondante, ok, abbiamo la nostra figura chiusa, chiudiamo, facciamo, ti faccio vedere quella cosa là, cioè, allora, nel workbench draft noi abbiamo uno strumento con il quale possiamo passare, cioè possiamo trasformare uno sketch in un oggetto draft, vedete? Questo qui converte oggetti draft in schizzi e viceversa. Quindi io seleziono lo sketch, poi vado qua. Ecco, allora io qua ho lo sketch originale, quindi se faccio doppio clic sullo sketch originale mi si riapre la finestra di gestione dello sketch, ok? E poi c'ho questo qua. Mettiamo questo invisibile e poi c'ho questo che invece per lui non è più uno sketch, questo è un insieme di curve che chiuso, che avrà le sue proprietà, che va a sapere dove sono queste, a questo punto, perché non ha nessuna proprietà. Questo ormai è fissato così, non lo modifica più nessuno. Fai uno zoom sul cerchio, per favore. Vedi che... te lo mostra quello che ti dicevo prima che faceva AutoCAD. Sì. Se c'è un sistema per dire rigenera, te lo rimostra circolare perché la definizione allora, interna è... Qui adesso mi stai facendo una cosa che non conosco, cioè... Ci sono parametri quelli di visualizzazione per andare... Che non dovevi fare una volta i conti... No, però non lo so se questa... Su AutoCAD era così. Non so se anche nella versione di adesso. Beh, ma... Sì, però questa non so se influisce solo sulla visualizzazione, sì, in questo caso. Sì, credo che sia solo visualizzazione. In alto era solo per non appesantire. Beh, è semplice, basta prendere la figura, cioè non lo sketch, ma la figura risultante. Siamo nel modulo part, sì. Prendiamo la figura risultante che è selezionata, gli diciamo estrudi questa, vedi, estrudi lo sketch selezionato. In questo caso non è lo sketch vettoriale che abbiamo fatto prima, è la... lo sketch modificato in entità geometrica come questo, lo estrudiamo nell'ambiente part, gli diciamo che la direzione appunto è x0, y0, z1, cioè il versore di direzione è quello, cioè si va verso sopra, larghezza è chiaramente è la dimensione che vogliamo risultante, diamogli non so, 25 mm, apply, ecco. A questo punto lui ha preso l'entità geometrica, l'ha estrusa e quindi ha creato una serie di facce. Vedete che è vuoto? È vuoto. Che tipo
È vuoto perché alla base non c'era una faccia, c'era solo un contorno. Ok. Ci siamo? Quindi l'ha fatto vuoto. Ok, assolutamente. Ora noi lo cancelliamo, riprendiamo lo sketch, cioè lo sketch come quello non modificabile, diciamo. Facciamo la stessa cosa mettendo il check sulla casella crea solido. Apply. Ecco, adesso non è più vuoto. Adesso non è più vuoto perché gli abbiamo detto crea solido e quindi lui apply, eccolo qua. Apply, ecco, lui ha creato solido, cioè prima di fare l'estrusione ha ricavato la faccia all'interno della figura geometrica e quindi ha estruso la faccia e quindi ha creato un solido. Poi qua ci sono anche altre opzioni, cioè intanto si può stabilire appunto in che direzione estrudere impostando questi parametri x, y, z, però è una cosa decisamente complicata, cioè bisogna lavorare di trigonometria chiaramente. Poi qua si può impostare angolo di rastremazione verso l'esterno, cioè il solido può diventare più o meno rastremato, cioè in un senso oppure nell'altro, a seconda se gli diamo un valore positivo o negativo. Va bene. Possiamo fare una cosa che si no. Una cosa? Dunque la cosa difficile è fare la curva. Questa cosa che dici tu si fa con questo strumento qui che è la sweep. E quindi io stesso farlo con un po'. Può seguire da fuori il solito, può seguire. Esatto, esatto. Lo facciamo subito, guarda. Quindi noi andiamo al nostro sketch di prima, togliamo questa cosa qua, facciamo una, allora, parte design, quindi siamo nell'ambiente sketch, facciamo qualche arco di cerchio, diciamo, oppure no, facciamo così, andiamo in draft. Quella lì non c'era, c'era una cosa mia. Cosa? Lo sketch di prima, se tu prendi una curva guida verso l'alto e farla seguire per fare il solido. Sì, 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 stiamo facendo, sto facendo quello. Sto facendo quello. Cioè, prima sto creandomi la linea guida. Facciamo la linea guida. Usiamo questa qua che è la questa. Ecco, facciamo un po' di curva qua, così. 1 2 3 no, aspetta, 4 Vabbè, allora chiudi, ecco, no, chiudi, accidenti, aspetta, dov'è? Finisci, oh, allora questa è la linea, è una linea, ok? Allora, anziché tenerla su questo piano qua, ora la incliniamo un po', vediamo, guardiamola da qua, la prendiamo, la ruotiamo un po' verso sopra, mettiamola così, ok? Quindi adesso abbiamo la nostra linea che non è più, togliamo questa griglia, se no ci rompe solo le scatole, ecco, insomma, la linea adesso, cioè non è più sul piano così, è messa un po' per aria, diciamo, no? Adesso noi andiamo a fare una forma qualsiasi. Andiamo a fare una forma qualsiasi, la facciamo. Un cerchio? Sì, facciamo un cerchio. Aspetta però, Dove siamo qua? Mettiamoci qua. No, scusa, vista, ho detto. Ecco. Facciamo un cerchio qua. Vediamo che succede. Oh, non sono molto pratico di queste cose perché non l'ho. Ecco, questo è un cerchio. Adesso noi andiamo nel modulo part e andiamo a fare uno sweep. Quindi gli diciamo che la sweep è la linea. Quindi la portiamo. No, scusate, per fare la sweep. Per fare la sweep dobbiamo usare il cerchio, quindi prendiamo il cerchio, lo portiamo di qua.
Poi lui, poi con il tasto, schiacciamo il tasto percorso sweep, allora lui mi dice selezionare uno più bordi connessi, quindi allora vado a selezionare tutta la linea e poi premere fatto, gli do l'ok, ecco, e quindi lui ha fatto il suo. Vedete che però è tutto appiattito, perché il, esatto, cioè perché, esatto. Poi ci sono delle macro che riescono ad automatizzare questa cosa, cioè nel senso che indipendentemente da... il percorso sulla vista che si dice un po' in mezzo di... Sì, forse esatto. Sì, no. In modo si deve orientare il cerchio. Sì, no, ma ci sono delle macro e c'è anche un workbench che io adesso non ho installato perché non, cioè non è inserito di default nel programma, mi sembra si chiama BEAM, e allora appunto con quello tu crei... selezioni la figura, selezioni il percorso e lui automaticamente ti rovescia, diciamo, la figura selezionata rendendola ortogonale al percorso. Ecco. Comunque, se noi vogliamo, per capire come funziona meglio tutta questa cosa qua... E forse in un punto il cerchio si è messo un po' più di piatto, seguito la linea... Se noi rimettiamo la B-spline, allora, se noi rimettiamo la B-spline al suo posto, draft, noi rimettiamo la B-spline al suo posto, eccola, no è un po' un problema, ah no, per rimetterla al suo posto si fa prima fare così, si va qua e si rimette tutto a 0, quindi si dice 1, 0, 0, ecco, ora la B-spline è tornata a posto suo, ok? Eccola qua. No, il cerchio era già messo lì, esatto. Allora ruotiamo il cerchio di 90 gradi, quindi sull'asse X. Quindi questo è 0, questo è 1, questo è 90. 90, ecco, noi adesso abbiamo il cerchio ortogonale rispetto alla linea. A questo punto, se andiamo a fare la sweep, dovrebbe venire il tubo che ci aspettiamo di vedere, no? Quindi diciamo che facciamo lo sweep con il cerchio, il percorso sweep è questo, fatto, ok, eccolo qua. E in questo caso è venuto un solido. Ah no, non è venuto un solido. Non è venuto un solido, ma la cosa si risolve perché nelle proprietà della sweep noi abbiamo solid false. Abbiamo solido false, se io gli dico true, ecco, allora lui è diventato solido. Poi quest'altra opzione, freenet, è una cosa che in questo caso non è venuta evidenziata perché la linea sta tutta sullo stesso piano. Però cosa succede? Nel momento in cui io ho una linea che esce fuori dal piano e quindi crea dei movimenti di torsione, allora i momenti di torsione della linea che si sposta nello spazio, diciamo, influenzano sia la geometria del risultante e l'orientamento, diciamo, della figura che genera il solido. Allora, se noi vogliamo che il solido sia tutto allineato, noi dobbiamo mettere come freenet true. In questo caso, appunto, è false, e quindi non ci sarà differenza, vedete, non c'è... Ah sì che c'è differenza, guarda che roba, porca miseria. Sì. Sì. Sì, qui lui ha visto che per lui doveva scappare di sotto e quindi infatti anche sulla documentazione c'è scritto che nel momento in cui mettiamo freenet in true ci possono essere dei risultati un po' inaspettati a seconda di cosa abbiamo fatto. Ripeto, cioè, è un argomento che non conosco molto, ho usato pochissimo, quasi mai, però si riescono a fare cose di questo tipo.
Chiaramente con questo sistema, se io creo una spirale e ci associo un profilo triangolare, creo una filettatura. Però a quel punto si fa prima ad andare qua, si fa prima ad andare qua, Fasteners, ecco, si fa prima ad andare qua e ci abbiamo già tutte le viti con filettatura, senza filettatura, addirittura si può impostare qua, si può impostare, crea il foro per, insomma, la M3 e lui disegna il foro giusto per farci passare la filettatura M3, ecco, insomma, ci sono. In quel caso lì si possono vedere le laterali longitudinali di quella superficie o solido, sì. Non capisco. Se si possono vedere le laterali longitudinali, la trasparenza si può togliere il rendering lì e vedere le superfici nuda sopra, no? Cioè, di Cioè, come togliere di sono orientate le laterali o le longitudinali di quel solido? Se sono solo le Non cap superfici. dunque, non capisco. Sì, ma in effetti lo che crea la superficie dopo ha fatto il solito. Cioè, francamente non so cosa sono queste cose, longitudinali, eccetera, cosa sono? La pelle della superficie, diciamo, lo sviluppo della create dai superficie. laterali, cioè longitudinali e superfici. Cioè, Da una rete di punto, una rete solamente di. in wireframe dovresti vedere delle linee che servono No, per no, farci. se metto il reticolo vedete solo Ah, no, questo. vedi, sì, Questo è un solido, visto che c'è un la sua app che segue le superfici. Cioè, tu dicevi la mesh risultante. Una superficie, una pelle che segue dei longitudinali e delle laterali praticamente. Perché quando le metti in wireframe una superficie, tu vedi Laterali, longitudinali. Ma questo è un Con solido. il reticolo contiene composta la superficie. Normalmente si lavora su quelle per modellare la superficie che poi si passa, No, salvo no, delle allora in questo caso no, perché questo è questo non lo vedi perché questo è un'entità circolare che segue un percorso. crea una Quindi superficie per fare si crea questo una percorso. superficie, ma non è approssimata a dei poligoni. È un solido. C'è un solito più grande, È un solido. Cioè, voglio dire, se io la esporto tu e l'hai faccio. creato, ma tu l'hai creato, il solido l'hai creato in una superficie in questo caso qua. Sì, allora, ho capito io cosa vuoi dire tu, forse ho capito, non lo so, però forse ho capito. Cioè, se io seleziono il solido risultante, no? Che è questo qua. Seleziono, poi gli dico esporta. Esporta e noi ci facciamo un STL. Aspetta, dov'è che l'avevamo messo? Modellazione serata FreeCAD. Ecco, e noi esportiamo un STL che è una mesh. Sì, esporta in qualche formato. Quando tu lo esporti si trasforma in una mesh. Esatto. Prova. Prova. No, no, lo stepper mantiene, mi sa che mantiene i suoi parametri. Oddio, con questo non lo so. Ci mette Quindi stai anche, aspettando, non stai salvando. eh. Sì. Sì, però. Ti abbiamo fatto allungare. Complicata la cosa. Comunque con questo CAD dopo puoi eventualmente fare un lavoro per stampare in 3D o esporti il lavoro in 3D per la stampa in 3D. Sì, quelli sono tutti modelli, cioè sono i solidi esportati e poi processati dalla stampante. Quindi già pronti per la stampa dopo, per metterli dentro la stampante, Sì. già pronti col formato per la stampante. Certo. Questo qui. No, non mi fa fare niente. Mamma mia. No, forse secondo me si è impallato. Non è possibile ci mette così tanto. Cioè, no, non è possibile ci metta così tanto per fare questa sciocchezza qua. Non...
Beh, 3, 2, 1, basta. Vediamo se mi è rimasto il processo. Dov'è? Dov'è? No, no, sono sbagliato, aspetta. No, non c'è il processo in corso. Allora, ripartiamo da là. Dunque, vediamo un po' se trovo un solido di cui ho anche l'STL. Devo andare a prendere un pezzo vecchio, dunque vediamo un po'. Quando è che facevo gli STL? Vediamo questo, un po'. No, sono tutti obiettivi qua. Vabbè, prendiamone uno a caso, prendiamo questo, ecco, allora qua io gli dico esporta, esporta STL, ecco, questo l'ha fatto in un attimo, quindi cioè, si era proprio impallato, cioè, ecco, allora in questo caso che qui c'è la cosa circolare, se io vado ad aprirlo in faccio in porta prova STL, tu ti riferivi a questa cosa qua, questa cosa qua volevi vedere tu, questa cosa qua, ma questa sì, questa è una triangolazione, sì. Ah, è diversa. Cioè, se tu vedi qual è una superficie, praticamente, la superficie deve seguire dei longitudinali e dei laterali. Tu modificando, aumentando il numero di laterali e longitudinali, aumenti la possibilità di modellare la superficie. Queste le vedi praticamente quando metti in wireframe una superficie. Vabbè, una... Ma se non lavoro con le superficie, lavoro con i soldi. No, 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 è una superficie però solido, o è un'esclusione, è un'esclusione, quel... Sì. Cioè voglio dire, tutte le curve dei solidi che avete visto adesso diventano approssimazioni solamente nel momento in cui io le esporto in un formato che non supporta le entità geometriche. Per esempio, se io le esporto in step, io nello step ho tutta una collezione di tanti solidini attaccati uno all'altro, che però poi appunto non ho più i vincoli, quindi li posso anche scorporare uno dall'altro, però sono, cioè, mi mantiene tutti i solidi con cui è stato generato il solido complessivo. Se io invece faccio un STL, mi crea una cosa così, mi crea una mesh approssimata secondo dei parametri impostabili, chiaramente io posso decidere qual è la deviazione massima con la quale lui lavora e quindi con che approssimazione, cioè quante faccette, diciamo, risultanti posso ottenere da un cilindro, ecco, questo lo posso impostarlo. L'aggiunta di workbench è complicata, dipende da dove lo trovo, sono tutti inseriti in campo, allora questi qui sono i workbench di FreeCAD con in più i workbench di FreeCAD Extras, cioè c'è un pacchetto, c'è un metapacchetto che se tu installi quello automaticamente ti butta dentro questi. Poi se uno va su GitHub e cerca FreeCAD, e lì trovi workbench fatti da chiunque e funzionano più o meno. Ripeto, questo Assembly 2 fino alla, nella versione 0.15 non c'era, te lo dovevi mettere tu se lo volevi, invece nella 16 ce l'hanno inserito. Lo trovo tutto nel sito di FreeCAD, allora sì.
se non sbaglio, che c'è la 0,15, sicuramente se lo trovo. Dunque, allora, velocemente, allora, vi devo far vedere, abbiamo fatto parte design, l'estrusione, le altre figure, non so, possiamo spendere 5 minuti o un quarto d'ora, come volete, o anche mezz'ora, io non ho fretta di andare a casa, insomma. Il layout per la stampa? No, il layout per la stampa è una cosa esterna a questo. Quello è un altro... Cioè, sono altre applicazioni, non c'entra niente questo. Non intendevo la stampa, anche se attaccia. Ah, la stampa, non lo conosco. Non lo conosco. Sì, c'è, dovrebbe essere questo drawing, questo drawing qua, drawing dimensioning, poi c'è tutto il discorso delle quotature. Sì, ho visto che a partire da un modello riesce a fare le tre proiezioni, fa automaticamente, però non so. Non so assolutamente niente di questo. Allora, vi volevo far vedere, dunque, torniamo qua, facciamo di nuovo. Allora, facciamo uno sketch di nuovo, dunque facciamo una cosa un po' a caso. Ok, facciamo una cosa un po' casuale. Volutamente chiudiamo, estrudiamo, facciamo un prisma. Ok, allora, bene, abbiamo fatto sto coso un po' sbilenco, un po' sghembo, va bene. Ora vogliamo fare un foro su una faccia. Ho due strade, vado in part, mi crea un cilindro, lo posiziono lì e faccio una sottrazione. Ok? Questa può essere una strada perseguibile. Per esempio, se questo è un solido che fa parte di una figura più complessa e quel foro mi corrisponde magari a un foro di un altro solido che poi io ci vado ad attaccare, allora magari è più conveniente creare un unico cilindro con cui io faccio la sottrazione su questo e poi la sottrazione su quell'altro. Per esempio questo qui. Questo qui che io ho preparato tutti i fori, ora non so ad aprirvi, se no perdiamo troppo tempo. Tutti i fori che ho fatto qua, io mi sono creato tutti i cilindri. Sono creato prima tutto il frame di cilindri, diciamo, perché con lo stesso frame io ho fatto i fori su questa e poi sul coperchio. Quindi faccio una volta sola il lavoro. Esatto, e me li trovo sempre lì, è chiaro? Quindi questa può essere una strada. Dimmi. Comunque, se la dimensione del foro rispetto al cilindro che tu vai a inserire è identica, il cilindro non si inserisce con il braccetto, non si riesce a inserire nel foro, deve essere qualche... No, non sto parlando di questi fori, sto parlando dei fori fatti per le viti qua, per questo. Per le viti. No. Sì, questo qui, questo è un diametro che ho scoperto per prova. Ecco. Ho scoperto per prova e no, con la stampante non si riesce mai a fare un foro talmente preciso. Da fare un braccetto. Vanno rifiniti con il trapano. Per questo tubo qua, che sarebbe da 8, mi ci vuole una punta da 7,90, e rifilando con la punta da 7,90 mi entra duro e sta... Immaginavo, perché le forme certo. Allora, dicevo, vogliamo fare un foro su una faccia, quindi andiamo in parte design. Cosa facciamo? Creo un altro schizzo, solo che questa volta lo schizzo lo disegno sulla faccia. Quindi seleziono la faccia, poi gli dico crea lo schizzo, ecco, e quindi in questo caso noi stiamo andando a disegnare con lo sketcher direttamente sulla faccia. Questo porta delle comodità, perché io ho uno strumento con cui posso importare le geometrie del solido. Questo strumento qua mi permette di importare le geometrie del solido, cioè io posso cliccare gli spigoli, vedete, e con gli spigoli anche i relativi punti, e quindi io mi creo questi elementi che chiaramente non concorrono alla creazione del disegno, sono solo dei riferimenti. Perché per esempio se io voglio crearmi un foro
che abbia diametro, andiamo a specificare il diametro, quindi diciamo raggio di diametro 4, raggio 2, ecco, raggio 2. Poi se io voglio che sia distante, sia in una certa posizione, cioè distante da questa, distante da quella, allora io cosa faccio? Seleziono il punto, seleziono il centro, seleziono lo spigolo che ho importato, prendo lo strumento distanza, gli dico da quell'elemento là lo voglio distante, che ne so, 10 mm, tong. Poi lo stesso ripeto per magari un altro lato, questo qua, distante 10 mm, ecco, e vedete è diventato verde, cioè è tutto vincolato, il diametro l'abbiamo specificato, la distanza da quello e quello l'abbiamo specificata, questi qui disegnati in violetto non possono cambiare perché sono entità geometriche importate dal solido. Ecco, allora io adesso qua chiudo, gli dico, anziché allora se gli dico prisma, lui mi crea un prisma. Vedete? Se gli dico, devo selezionare lo sketch, e se gli dico cavità, lui mi fa un foro. Ok? In questo caso di 5 mm. Poi se voglio vedere quanto lo voglio profondo, vabbè, posso mettermi qua, posso mettermi in modalità reticolo e allora vado a guardare di quanto mi entra, oppure posso andare a guardare, che non esca di qua, esatto, sì, va bene, questo è il foro. Ma non c'è la misura che puoi considerare. Allora, adesso dobbiamo vedere che cosa è successo però all'interno del file, perché io adesso all'interno del file ho il pad originario, cioè il pad originario sarebbe il solido originario che abbiamo fatto con lo sketch, e poi ho il pocket, cioè il buchetto, la tasca, fatta con il secondo sketch. Il solido originario è invisibile perché in realtà l'entità risultante è quella selezionabile con il solo pocket, vedete? Ecco qua. Cioè se io seleziono pocket, cioè voglio dire se io voglio selezionare il solido originario non devo andare a selezionare pad. Cioè il pad non c'è più, il pad era un elemento di partenza sul quale è stata creata la tasca, l'elemento risultante è tasca, cioè è pocket. È a servizio del pocket. È a servizio del pocket, cioè se io adesso vado a fare un altro foro qua, ripeto la procedura, seleziono la faccia, creo lo sketch, faccio un altro foro, quindi close, azioni, dov'è? Sketch, esatto, azioni, cavità, ok, ecco io ho creato un altro foro, quindi io ho il solido originale, solido originario, primo foro, secondo foro, andiamo a vedere cosa è successo nel file, io adesso ho solido originario, prima tasca, seconda tasca, quindi l'elemento risultante è sempre l'ultimo elemento creato, eccolo qua. Sì, se io per esempio voglio, mi sono accorto che il primo foro era troppo profondo e lo voglio accorciare, allora vado su, anche se non lo vedo, vado su, aspetta, per vederlo si fa così. Ecco, qui abbiamo, vedete, qui abbiamo... Questo qui vi dà l'idea di dove finisce il primo foro, no? Quindi io vado nelle proprietà del primo foro, vado a modificare la lunghezza del primo pocket e quindi l'accorcio, finché non esco, finché non completo la procedura, non mi visualizza la variazione, ecco qua, va bene? Perché è tutto parametrizzato, però ripeto, ci sono... Ci sono manipolazioni che non consentono questo tipo di ulteriore manipolazione qua. Cioè, se io faccio, ora non me la ricordo qual è, però se io faccio un certo tipo, forse lo smusso, per esempio se io faccio uno smusso e poi vado a modificare
una dimensione del solido su cui ho fatto lo smusso, può darsi che lo smusso genera un errore, allora lì la catena si interrompe e devo per forza fare tutto un percorso all'indietro, cioè tornare al punto di partenza e andare avanti.